aspettiamo ancora qualche minuto canonico che si colleghino tutti per il primo sorteggio CSI Bergamo via streaming. Allora, inizieremo con i dilettanti a 11 e a seguire il sorteggio dei dilettanti a 7. Abbiamo disattivato la chat, o meglio è attiva, ma se avete delle domande da fare, non in chat perché non riusciamo a seguirla, fatele alzando la manina, c'è il tasto apposito, non fate così perché se no non funziona, e chi interviene nel limite del possibile attivi la telecamera e si presenti. Quindi se avete qualche domanda, direi di partire prima con i dilettanti a 11. Le facciamo adesso, poi faremo i sorteggi e lasceremo ancora 2 minuti alla fine se ci sono ancora domande. Altrimenti, poi dopo facciamo lo stesso con i dilettanti a 7. Intanto che pensate se Perfetto. dovete fare degli interventi, mi metti a video i sorteggi a 11. Come vedete, questa è la griglia dei sorteggi a 11, adesso un attimo che magari riusciamo a farla vedere a pagina intera. Ok, perfetto. Allora partiremo a estrarle da qui, vedete il mouse, e scenderemo, ok, idem dall'altra parte. Ci sono già quattro squadre inserite che sono le quattro teste di serie della Coppa dell'anno di 2 anni fa, che sono state già inserite all'interno del tabellone. Abbiamo segnato alternanze e abbinamenti che ci sono, quindi man mano che sorteggeremo, se succede che una squadra deve giocare in casa o fuori, verrà ribaltata nel limite del possibile. Qualora entrambe le squadre non lo possano fare, scalerà sotto. Tutto chiaro? Allora, se ci sono interventi, adesso, così poi dopo partiamo con i sorteggi. Condivisione, vediamo se c'è qualcuno. Direi che non c'è nessuno Nessun sulla intervento? chat, se c'è scritto qualcuno. Niente. Posto. Ok. Procedo con i sorteggi. L'avrei fatto fare a lei, ma di solito sono allora. Abbiamo pensato. Ah, avevamo pensato male, Ma eh? Allora, un secondo. Stiamo facendo i sorteggi in sede, in diretta. Ci sono presenti comunque tre società, entrambe a 7, che assisteranno dal vivo. Dopo, quando faremo il sorteggio a 7, giriamo per mostrare la sala. Allora, partiamo con la Coppa 11. Ovviamente, la Real Sampi salterà il primo turno, giocheranno tutte le altre, non vedo altri riposi, il primo turno che è 30 settembre, 1 ottobre, 7 e 8 ottobre. Il secondo turno sarà 21, 22 ottobre, 28, 29 ottobre. I turni successivi ve li comunicheremo in seguito. Ovviamente queste date sono sempre Covid permettendo. E basta. Allora, un attimo, perché abbiamo perso l'assistente. E se no, perché di là ha segnato l'alternanza degli abbinamenti, se no non riesco. Pronti? Real chiuduno. Fiorine. Si vede? Oratorio Gorlago. True Passion.
Brembillese 2020. Virescit. Oratorio Grumello. Aspetta, quale Grumello? Oratorio Grumello basta? Junior. Junior deve essere alternato all'Oratorio Grumello. Che è già uscito? Che non è ancora uscito. Quindi questi giocano? In casa. PED Athletic Club. Deve essere alternato con la Sperian, che però non è ancora uscito. PED gioca. No, la Sperian chiede la prima in casa. Finisce in casa la prima con l'alternata con la PED. Per cui il PED gioca fuori? Esatto. Ok. Fior de Succhi. Amatori Cals 2000. Cividino Quintano. Non è alternato nessuno? No. Polisportiva Chiuduno. Colonia e Calcio. Atletico Villongo. Deve essere alternato con il Gandosso, però non è ancora uscito. Atletico Villongo cosa gioca? Fuori in casa. Il Gandosso prende in casa. Suisio 2000. E Team FC. I Buon Gustai. Spartak. Brembillese 2015. Da quello Sparta, no, se no era Telcate Brembillo, nel giletto. Oratorio Bonate Sopra. Quindi non si vede niente, non si vede piccolino, e però se uno me lo ingrandisce si vede. Asperian. Aspetta, Asperian deve giocare la prima in casa. È in casa, sì. Polso Risolese. Calcio Oratorio Cologno. Oratorio Palosco.
Oratorio Grumello. Aspetta, questo è il Grumello normale, deve giocare la prima fuori. Ok, veniva sotto. Veniva sotto. Mancano due. Giusto? Sì. Già qualcosa. Gandosso. Deve giocare la prima in casa. Adesso la vedi, dai. Ci vediamo. Provariano. Ok, oh, questa è la griglia. C'è qualcuno che ha qualche domanda? Sì, era una domanda, se non lo porto male, però non si è più... Si mette tutto dentro di questo. Se avete qualche domanda, adesso mai più per quanto riguarda i dilettanti a 11, che poi passiamo ai dilettanti a 7. Sì, poi domani mattina il tempo di inserirli, vi arriverà la mail con l'abbinamento della coppa. Nessuna, niente domanda? Allora saluto tutti gli amici dilettanti a 11 che ci lasceranno e do benvenuto a quelli a 7 che sono arrivati. Condivido? 44. 44? Non riesco a comunicare, aspetta, Carmina, ti dico, vuole intervenire un secondo che attivo l'audio. Adesso avete la possibilità di poter intervenire, di liberare l'audio se volete fare gli interventi. Pronto? Pronti? Sono Carlo, Oratorio Colonia. Mi potete mettere la griglia per cortesia e faccio la foto? Sì, un attimo. Con la 11 immagino, perché con la 7. Sì, sì, a 11. Allora. Arrivo con la condivisione, un secondo. Ma volevo conferma, Colonia e Calcio è GSO Colonia, cioè è stato nominato così, giusto? Sì, c'è l'unica che c'è a Colonia. No, perché, no, no, perché ho visto là Oratorio Colonio, c'è anche la Colonio e anche lì Oratorio? Allora, adesso non mi ricordo perché ho messo Colonia e Calcio. Se il nome non va bene, domani mattina o stasera mi mandi una mail con il nuovo nome, lo correggiamo. Ho capito. Colonia e Calcio. Colonia e Calcio. Invece, di solito GSO Colonia, ma è stato comunicato sbagliato. Sì, vabbè, lo faccio correggere, dai. Poi a cortesia, dai. Quindi, sì, sì, sì. Perfetto, GSO Colonia. Colonia, sì. Colonia, e basta. Grazie mille. GSO Colonia. Ok. Faccio foto, un attimo, faccio la foto. Potete togliermi la schermata a destra. Allora, adesso faccio pagina intera. Dovrebbe comparire tutto e quello poi la schermatina deve spostarlo a lei. Sì, sì, no, a posto, a posto. Grazie mille. A posto? A posto, grazie mille. Buona serata. Altrettanto, buona serata. Se ci sono problemi con le alternanze e gli abbinamenti, può essere che o è scappato a noi o è scappato a voi di scriverlo, non c'è problema. Mandate una mail stasera, il primo... domani mattina presto, in modo che facciamo le inversioni dove possibile, ovviamente, perché ormai la griglia è stata fatta e non possiamo più cambiare o scalare. Se qualcuno ha letto la Brembillese, ad esempio, che dice che voleva giocare la prima fuori casa, mi mandi comunque una mail e poi la giriamo, tanto la vi recito, visto che non aveva nessuna richiesta, quindi non c'è problema. Sì, sì, la può... Guardate che in chat c'è una richiesta di Carminati Diego. Sì, quella della Brembillese. Sì, sì, quella. Brembillese 2015. Sì, sì, fatto. Sì, 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 sì. Ok.
Pronto? Ci siete? Ma sì, 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 ci sono tutti. Rudy? Rudy Sumisio, se vuoi intervenire. Buonasera, mi sentite? Sì. Perfetto, avrei una domanda che non c'entra con la Coppa. Volevo sapere se è confermato l'inizio del campionato per il 10-11 ottobre. Al 99,8% sì. Si sa già qualcosa sui gruppi e calendari come tempistiche? Ora, considera che oggi abbiamo iscritto 32 squadre. Ok. Quindi abbiamo finito di fare i gruppi di merito, quei dilettanti a 11 che ha avuto grosso problema, il gruppo A che era rimasto a 10, sono state ripescate, poi alla fine hanno rinunciato, quindi quest'anno non ci sarà il gruppo A dei dilettanti a 11, saranno solo gruppi B e poi penseremo a una fase finale. In questo fine settimana dovremo creare i gironi che vi vengono mandati ovviamente via email il prima possibile e poi inizieremo a fare il calendario. Quando avremo tutti i dati per, partiremo anche noi. I gruppi saranno sempre da 14 squadre? Allora, i gruppi si tenderà a farli dove nel possibile a massimo 12 squadre. Ah, meno così. Perché l'idea è, se va bene bene partiamo il 10, se va un po' meno bene partiamo il 17, con l'idea di fermarci il 10/3 di dicembre e ripartire a fine gennaio per arrivare a concludere verso fine maggio, giocare di più verso la stagione estiva e bloccarci un attimo in questo periodo. Poi ovviamente se la situazione è quella di adesso rimane tutto così e facciamo quello che abbiamo in testa, se cambia qualcosa poi ci aggiorneremo. Quindi adesso è prevista anche una fase finale al termine dei campionati? Quest'anno sì, perché non c'è il gruppo A di merito dei dilettanti a 11, quindi le prime, le seconde, le terze, quello poi decideremo, faranno la fase finale. Ok, va bene, grazie. Niente. Se gli 11 hanno finito, quella 7, prima di iniziare, come si fa a staccare sto ciampo? Ciao, ciao. Questa è la sala, vi faccio vedere che ci sono presenti 3 società sportive a 7 giocatori. Che arrivo il mio carri del PC di porco. Ok. I sorteggi sono registrati, così poi domani mattina potremo pubblicarli sui nostri canali social. L'idea è quella. Allora, arriva. Non so ne quanto incroci. Allora, Coppa a 7. Allora, prima di iniziare i sorteggi, se i dilettanti a 11 rimanete un secondo, che abbiamo un ospite d'eccezione direttamente da Roma. Mi si vede, no? A Roma ci sono andato settimana l'altra. No, cioè, visto che sono qua in sede, volevo semplicemente salutare. Dico, cioè, ho visto i dati dell'iscrizione ai campionati. C'è la domanda che si sta facendo in continuazione è cominciamo, è vero che cominciamo il 10, quando cominciamo? L'intenzione è quella di cominciare naturalmente sia con la Coppa che con il campionato, con tutte le precauzioni del caso, con tutte le preoccupazioni che ci sono. Però devo dire sinceramente, Bergamo mi ha mi ha commosso, perché arrivare a superare le 900 squadre di calcio vuol dire che c'è una gran voglia di ripartire, anche proprio per Bergamasco, ma nel vero senso della parola. Il Mola Mia qua è proprio stato il motto di tutti, perché 900 squadre non credo ce l'abbia nessuno in Italia con l'unico qua. Abbiamo raggiunto dei numeri che vi fanno veramente onore. Pertanto grazie, auguri e buona stagione sportiva e speriamo di cominciare bene e finire meglio. Auguri a tutti, buon lavoro. Un attimo di pazienza adesso che riprendiamo. Voilà, mettiamo in primo piano almeno le console, condividiamo lo schermo. Questa è la griglia,
nel caso dei dilettanti a 7 ci sarà una parte di inserimento sul primo turno e anche una parte ogni tanto di qualcuno che invece riposerà. Si parte anche qui dall'alto e si scende man mano. Sì, perché ti rimangono ancora più nuovi, bisogna delineare. Qua, a posto il camerato del mio Mazzolini, qua andrebbe il camerato. Sì, sì, mi sono fatto anche l'anno scorso. Perché? Sì. Infatti era quello, infatti l'ho copiato uguale dall'anno scorso. La finale è stata cosa, Ponteranica? Ponteranica... Un attimo di pazienza adesso, è che partiamo. Tutto camerata? Tutto camerata. Due anni fa. È due anni fa. Sono noi. È giusto, quindi la prima va di qua, la seconda va di là. Non si incontrano in questo anno le due finaliste. Questa qua... Sì, però la semifinale diventa uguale. C'è la speranza camerata sì. Idraulica corna. E avevate perso con Ponteranica? Sì. In semifinale sì. Capito, quello che ti ho detto che dicevo io, abbiamo fatto così anche l'anno scorso uguale. A più l'ho preso uguale quello l'anno scorso. I testi di serie erano uguali. Vabbè, li sono invertiti pure due lì. Eh no, li sono invertiti anche per il campionato. Allora. Un attimo di un attimo, work in progress. Avevo chiamato giù l'anno scorso, no? Che poi vai a poter dare in carica. Ah, ma l'ho vale. Preso quello l'anno scorso, l'ho copiato uguale, sì, 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 sì. Sì, se era così l'anno scorso era... Sì, era sbagliato. Ah, è giusto così allora, perché tanto in effetti sì, quel sì. Campionato rimane uguale. Nella griglia a 7. Allora, a 7, ok, questa. Quindi, Paul Mazzolini a... Ah. E qua sotto scrivi IDR punto allora buonasera dilettanti a 7 procediamo con i sorteggi anche qui scendiamo facendo prima gli la parte più esterna e poi rientrando sul tabellone, quindi prima di qua, questi quattro, poi si scende di lì e poi si ritorna di là. Anche qui stesso discorso, se si riesce ad invertire all'interno della stessa partita, lo si fa, altrimenti la squadra scala sotto, se entrambi chiedono di non giocare in casa, una va a finire sotto. Ok, ci sono domande prima che iniziamo con la Coppa 7? L'unico dubbio è la prima cosa. Ma qualche anno scorso ma non mi ricordo dove. Sì. Ok, ripartiamo con la condivisione. Vabbè, iniziamo. Oratorio Bonate sopra B. Grey Horse. Derby. Ambivere. E ambivere Bonate. È andata bene. Val del Riso B. Se uscivo a questo erano già più lontane. TC2. Camorone. Oratorio Bonate sopra A. Con Camorone? No, Oratorio Bonate sopra A è uscito. No, gioca in casa. È alternato qualcuno? No, sono un mercoledì, un giovedì. Chiricahua BC. Chiricahua BC. Oratorio Fiobbio. Bravo.
Ubialese 1979, che è uscita fuori, giusto? È uscita in fuori. Non ha tornato niente. Strozza a... Sta bello. Cavallino. Casirate da. Amatori Tagliuno. Oratorio Cornale W. Polisportiva Vedulita. Bondo. Negrone. Oratorio Ponte Nossa. Capizzone. Paul Valsecca. Bruntinese a... È alternata la Bruntinese all'altra Bruntinese, però non è tornata. Allora, Bruntinese. Gioca fuori. Sì. Un attimo che passo. Adesso andiamo dall'altra parte. Oratorio Grassobbio F. Pesenti e Grazioli. Posso fare che avevamo una... Allora, ma sono nuove. Old style. Dici due, ma c'ha qua. Sono nel nostro girone. Bresciani? Sì, mercoledì prossimo qua. Qua in casa. Una bella squadra. Claudio. Subito guerra. Happy Bar. Ci sei? Sì. Spinù. Con l'accento. Boca Junior. Alternato al Boca Senior. Tanto riposo. Gioca, è riposa questa, sì.
Oratorio cornale e alternato a cornale A. È già uscito? No. Doppio V uscito. No, è uscito il doppio V. Sì. Casa, cornale E. Casa? Sì. Boca senior. Vabbè, a questo punto, se quell'altra riposa, questa non ha problemi. Esatto. Tanto quando parte, la parte per il caso, se in caso non si fanno il turno dopo si passa. L'autore cornale era alternato a chi? La A, deve essere alternato a lei. Tanto la A è già passata al primo turno, quindi non è un problema. La 2C. AIFVS Bergamo. Real Briolo. Forcella Mut Denes. Bruntinese. La prima in casa, Bruntinese. Gioca in casa, sì. Ok. Oratorio Torre Boldone. Quindici uomini. Albergo Costa. Alternato con un Corno Belotti. Che però riposa il primo turno. Gioca fuori casa. Aviatico. Oratorio Parre. Nave FC. Immacolata Alzano. Robi 89. Sono rimasti. CG Rogno. E l'ultima. Poscante. Questa è una bella trasferta. Rogno Poscante? Rogno Poscante. Allora, se c'è qualche domanda, alzate la manina, se riuscite a attivare la videocamera è meglio, intanto che sistemo. Anche chi come a 11 domani mattina le inseriamo e per mezzogiorno vi arrivano, se ci sono problemi, alternanze, abbinamenti che non avete indicato, tutto, mandate la manina. Diretta col CSI. Pronti? Sì, ciao ragazzi, buonasera. Una domanda per favore,
Io faccio parte dell'oratorio Bonate Sopra, volevo capire quale dei due siamo, perché non so se è A o B. Noi siamo quelli che giochiamo il mercoledì. Il mercoledì è la A. È la A, perfetto, grazie mille. Ciao, buona serata. Ciao, altrettanto. Allora, qui chiedono le date di... Ciao. Sono Daniele di Orto alla Torre Boldone. Bruntinese, dove giocano? A Bruntino, Villa d'Almè. Ok, grazie mille. Niente, comunque domani mandiamo gli abbinamenti con l'indirizzo dei campi. Ok, grazie. Io? Qualcun altro che vuole intervenire? Una domanda. C'è più nessuno? Se non c'è più nessuno, grazie a tutti e in bocca al lupo, buon campionato, speriamo che duri. Ciao! Ciao, buona serata! Grazie alle società presenti. Ciao, grazie a tutti. Ciao! Ciao.